Benvenuti a Pillole di Sapori, siamo già schierati, lo vedete qua con il nostro Gaetano Gennai. Ormai lo conoscete perché lo seguite da tutte le parti, non lo sì, so, sì, sarà la domenica, non so, vai a sgattare da tutte le... chissà. L'Agenzia insomma. Delle Entrate soprattutto. Agenzia delle Entrate. Ti segue. E poi saluto. Non so chi altro ti segue, insomma, una schiera di fan e di altri che vogliono, poi scopriremo anche come mai, perché... Per ora sono gli attori, però secondo me qualcuno prenderà il brutto vizio di farsi portare fuori a cena da te. Ah, e poi scopriremo perché, quindi tranquilli a casa. E anche dove. E chissà. Allora, che ci cucini? Perché tu ormai sei un veterano della nostra trasmissione. Eh? Oh, sì, l'altra volta mi sono un po' buttato sul primo e ho detto per diversificare, anche perché le male lingue... Ma anche sul secondo. Sì, ma questo è un secondo, guarda, ho trovato una cosa sostanziosa che non fa ingrassare, perché questo è importante, ecco. E veloce da fare, semplice e veloce da fare. Quindi questi con 10 minuti di preparazione... Ha già conquistato tutti. È un quarto d'ora, ma se altri 10 minuti sui fornelli, in 20 minuti, tac. Comunque ci ha conquistato, tac, perché hai detto... Facile, veloce, non va a ingrassare. Assolutamente. Perché c'è questa che dire, la gente è fissata che un pochino di olio, un pochino fa male, un pochino di burro, assolutamente no. Non è la cosa che fa male, è la quantità, è la dose. E la se dose, lo dice il Gennai, ci potete credere. Come dice, va bene. Allora, vai, scaloppine. Al marsala. Perché la scaloppina? La scaloppina perché è semplice e veloce da cucinare, da cuocere, e il marsala perché è un vino molto buono, è proprio diciamo il principe di questo piatto, che è un vino liquoroso, tipico proprio di Marsala, città della Sicilia, che serve proprio per svaporare poi alla fine, da quel tocco, sai, le cose proprio quelle belle sono quelle che arrivano e poi vanno via subito, spariscono, non è che ci devi stare tanto tempo, no? È un toccate e fuga. Toccate e fuga. E magnate e fuga. Beh. Allora, intanto toccate e fuga. Gli ingredienti. Tocchiamo e vediamo. Allora, noi andiamo su quattro. Questa è più o meno è per quattro persone circa. Quindi pensavo per due, perché due... No, poi dipende dalle persone. Comunque, 400 grammi di maiale, di fettine di maiale, lombatine fatte molto fini. Quindi vanno acquistate, vanno battute con il batticarli. Vanno battute con... Io dico cose che sono scontate, cioè a casa lo sanno le signore. No, però meglio specificare, perché magari qualche signore o qualche signora... Qualche signore si distrae. Dico, con la carta, si mette la carta sopra il... La carne si batte e si scorre con la mano, io l'abbiamo già fatto perché i tempi televisivi sono quelli che sono, in modo che non rimanga appiccicato al batticarne e non si rompa. Si scorre, è un gioco come il ping pong, come il tennis. E vai, così. Si fa perché ginnastica, così ti metti prima di mangiare. Poi ci vuole la farina, perché vanno infarinate, devono essere messe in frittura, un pochino di burro. 50 grammi per esattezza burro, ecco, perché questo sennò è burro dalla regia... Quindi ricapitoliamo, guardate, gli fa zigzag, gli fai qui, fare questa è la carne, lombatina di maiale, poi ci spostiamo, abbiamo la farina, ecco, si vede inclino, ecco qui la farina, eccola qua la farina, quella è il famoso QB, quanto basta. Poi abbiamo il burro, 50 grammi, abbiamo l'olio, devo indicare l'olio, eccolo sì, qua. Sì, ora l'olio si è sa. Questo. E poi c'è il brodo vegetale, che dà, vedete, il brodo vegetale dà un certo corpo a tutto il piatto. Non so che. Il marsala, che svaporeremo poi alla fine, sale, pepe, cubi. QB, quanto basta, che non ci piace di QB. E qui ci sapre un mondo, il QB sapre un mondo. E ora, caro mio, con questa bella giacchetta blu e questa bella farina bianca, io procedo. Voglio vedere come procedi a infarinare. Nella prima parte non si toccano i fuochi perché si accende dopo, i tempi sono importanti, no? Quindi si prende il maiale. Mi piace l'eleganza del Gennai, di Gaetano. Tutte le puntate che è venuto a trovarci... In giacca, però in giacca. Stavolta ti sfidi da solo perché è blu. Sì, blu con la farina. Con la farina bianca. Vabbè, però dai, la camicia magari. Quando mi hanno visto uscire da casa mi hanno detto, ma sei sicuro? Di così sono sicuro. Dai, una nuova sfida, come sì, non... Vedi? Si inzuppa, si immerge, vedete? Si vede? Si fa in modo, cioè, si infarina. No, però insomma, si infarinano le fettine di carne. Ecco, leviamo il rosmarino perché fa bello, fa tanto spettacolo. Ma ecco, si gira, vedete, ecco. A casa, si gira. Non gira. Deve essere proprio. Rimane attaccata la farina, rimane attaccata, quindi si dosa da sola. Si dosa da sola. Tutto da sola, questo piatto è fai da te. Ma guarda che di una velocità enorme, vedete, man mano, poi le rimettiamo qui. Ecco. Questa ce l'ha abbandonata perché c'entra più dentro. Ecco qua, vedi, si mettono così, guarda che bellezza. Quanto ci vuole? Si fa prima a farle che a dirlo. A mangiare si fa ancora meglio, eh. A mangiare si fa ancora meglio. Ecco.
velocemente, tac, questo lo leviamo, guarda che bellezza, questo lo mettiamo. Guarda che bellezza, noto. Messe così, a scalare. Cioè, poi... la giacca è rimasta blu. No, vabbè, ma io, dovete sapere, a priori, questo è un piatto che quelli che sono il segno della Vergine gli viene più meglio perché sono più precisini, più pignolini. Quindi più... io che sono dello Scorpione, non lo so. Mi verrà proprio pessimo. Non lo so, poi c'è il Toro, il Toro che... Però io vedi, sono stata più furba, ho messo blu e bianco. Questo inganna, ecco. Hai capito, quindi ora io abbiamo fatto. Con quindi, la farina. Sì, vedete, ecco, questo è praticamente già pronto per... Si leva la farina che non serve più, la mettiamo da una parte, ecco, solo... Ma tutti i procedimenti anche, no, che usare qui. No, vabbè, si sposta. Poi si arriva ai fuochi, si prende la padella, si mette sul fuoco la padella, a questo punto sulla padella va messo il burro, prendo così, ecco, vedete il burro, perché ora vedi, chiaramente sul fuoco, diamo il tempo di scaldarsi, io... E bisogna accenderlo anche? Tu sei prima di casa. Io ormai... Io è valzato fuori, ecco, va... Tu sei... Ecco, vedi, ormai vedi, come si dice, solo a me. La regina ai fornelli. Poi, mentre il burro chiaramente col calore comincia a sciogliersi, lo aiutiamo... Mm-hmm. Facciamo fare questa operazioncina, vedi così? Ecco, appena è leggermente più caldo, noi aggiungiamo... Ah, 80, due grassi usi, sì, perché emulsionano. Ai 50 grammi del burro mettiamo gli 80 grammi olio di oliva. Io mi permetto di consigliare extravergine. Beh, sono un po', campanilista, ci metto anche toscano. Però in Italia devo dire che abbiamo degli ottimi oli, ecco. Degli ottimi quindi oli. Quindi 40? 50 burro, 80. 80. E non poi sgarrare, sai, i gusti, de gustibus, senti bella questa. Ecco, sì. ora ci fa. De gustibus non disputandum est. Hai capito? Che vuol dire in italiano, fate un po' come ve pare, l'importante è ci mettete in tutto. Italiano, fate un po' come ve pare. Fate un po' come ve torna meglio. Ecco, ecco. Aspettiamo che la fiamma deve stare alta perché deve prendere proprio il... sciogliere senti, ma tu lo sai che... O ti sei fatto tanti amici, però un nemico, non lo so, del tuo borsellino o qualcosa, perché tu porti tutti a cena. Ma, ah, sì. Ma tutta questa gente che porta a cena, sai quante ammiratrici, quanti ammiratori che... Allora, dicono, caro Gaetano, allora, ma dove ci porti a cena? Devo dire che come sono andate le prime puntate in onda, ovviamente, qui su Italia 7, ho cominciato a scoprire amici che da tempo non sento. Hai capito, perché... Questo programma tranquillo offro io, alla parola offro io si apre un po' un mondo. Hai capito? Hai capito? Tu hai capito come sì? Ti ritroverai tra qualche tempo? Sai prossimamente dove andrò, potrò dirlo pubblicamente. Faremo una puntatona bellissima in un ristorante che è limitativo, sono 600 metri quadri, proprio nella zona nostra del polo universitario di Novoli, il cui nome è, segnatevelo, Taccarella. Dove porterò a cena il personaggio, dovete guardare la puntata per vederlo, però proprio in piazza Ugo di Toscana, in questo piazzale meraviglioso. E devo dire che il nostro direttore televisivo, sì? Fabrizio Manfredini, è sempre presente, intanto perché fa la regia maestrosa di tutto quanto, però e poi dopo... E vuole anche mangiare, è calà, capito? È quello... Ah, è lì ma che... noi sveleremo anche come mai tutti i piatti, vi assicuriamo che sono fantastici, sì. Perché poi c'è la supervisione del direttore, è collaudata, la supervisione quindi... proprio è di tutta la squadra, no? Che qui... Assolutamente, guarda, stiamo aspettando che qui prenda bene, possiamo cominciare con... La possiamo mettere tranquillamente. Allora, in cucina... Ecco, questo, mi piace. Non lo dico io, lo dicono i grandi maestri, vanno usate le mani, assolutamente, nel limite sì? Possibile, è chiaro. Quindi si le può... Le vere maestre, le nonne... Assolutamente. Di un tempo. Si mettono le fettine così, direttamente. Vedete, cominciamo a prendere. Ecco, vedi? Oh. Poi dopo, invece, siccome chiaramente dobbiamo girarle... Allora, per girarle, la carne è sempre preferibile, da quella sottile come questa, a quella un po' più, la bistecca, quella un pochino più spessa, è sempre preferibile non forarla la carne. Quindi noi, eccola, allora sì, prepara bene, abbiamo le pinzette che servono un pochino per giocarci e un pochino per girarla. Ecco, aspettiamo che... Vedi. Dobbiamo aumentare un po'? Se no? Possiamo aumentiamo un po', sì, abbiamo possibilità, dove arriviamo? Sì. Arriviamo anche sulla luna al massimo, proprio fuoco. Fiamma, come si dice, bella viva. E gli lasciamo un minutino. Ecco, il rumore già, vedi, ci aiuta in questa fase qua. Capiamo che facciamo un po' di spazio e mettiamo anche l'ultima. Anche l'ultima l'avevamo abbandonata porella, così. Porella. Allora, mi raccomando, non abbandonateci per niente, no, perché tra pochissimo torniamo, subito dopo la pubblicità.
po' di domanduccia al nostro Gaetano, bravo a cucinare, e poi devo... Tanti, ride, ride, chissà cosa succederà, facciamo un po'. Oh, a tra poco. Eccoci qua, l'abbiamo beccata mentre si puliva un po' la giacca blu, eh? Sfuma. La farina sfuma, sfumava, non lascia un po', crocci. No? Allora, queste scaloppine al marsala, caro Gaetano. Sì. Quindi ha infarinato le scaloppine in maniera egregia, perché non è che ci vuole niente. Senza far casino. Sì, perché non è tanto spesso. Ha sporcato poco, vedi? È più gradito come lasci la cucina di come cucini alle mogli, no? Concordo, sì, perché fai piatto veloce, ma rimettere a posto ci vuole un sacco di tempo. Cucini te, ma rimetto a posto io. Poi ci hai messo 50 di burro. Burro, e 80 di olio di extravergine d'oliva. Brava, vedi? Funziona così. Stessa cosa, perché poi io a questo punto sto girando, dopo che hanno preso il primo imbrunire, vedi che comincia a rosolare, allora ci vuole il sale e il pepe, QB. Eccolo qua, QB e QB, in questo caso QB io, ecco sempre si esce. Se lo apriamo, sì. C'è sempre il dubbio, ah, è di qua, ah, in realtà. No, è di là. Sì, ma così lo vedo meglio, guarda. Ecco, così vedi? Vai, guardala. Qua. E questo ma devo passare la fiamma? No, la fiamma bella viva, grazie. Vedi, bella viva. A questo punto, vedi, li giro ulteriormente, ci mettiamo il brodo vegetale. Dopo il brodo vegetale lo abbassiamo un po', eccolo lì, perché ha preso già un po' di colorito, si vede a casa, così potenti mezzi. Contenti a casa, cucini ecco sempre qua. Te? Ah beh, ma il problema non è chi cucina e chi magna, è a casa mia, a Porto de Mare. Ecco. Ah, sì, Vedi che calma tutta la situazione. Si abbassa? Ora abbassiamo un po', sì, lo lasciamo un altro minutino. Vedi? Adesso, quando ha un po' asciugato, per emulsionare ancora meglio, tornando alle tue parole, dobbiamo un pochino oscillare così. Ah, vedi? Con la pentola, si vede, io oscillo, eccolo qua. Senti, gli antichi dicevano in vino veritas. Sì. Ora, col cibo non si può fare, perché sennò farei un latinismo insomma un po' sbagliato. Si aprono gli ospiti in generale quando vai, o comunque anche tra amici, tra attori, anche quando c'è qualche lavoro, il cibo aiuta a assolutamente, essere un po' più rilassati, assolutamente, eh? Sì, questa... e non solo il vino, insomma. Certo, il vino aiuta sempre di più, però questa idea di tranquillo offro io, che devo accesare quel che decise e condividere con il nostro direttore Fabrizio Manfredini, l'idea è che proprio le persone davanti al mangiare un pochino si distraggono, sono talmente colpiti e presi a quello che mangiano che poi si lasciano un pochino andare, ecco, i freni inibitori o quello che è l'attenzione eccetera va poi a venire meno. Quindi e il cibo aiuta. Un pochino aiuta, no? Ma sì, ma sa, poi in Italia, a parte che mangiare bene, ma i migliori affari io so che si fanno a tavola, non tanto in ufficio, poi si fanno i compromessi, ci si mette e poi a tavola chiudiamo gli accordi, quelli importanti vengono fatti così. Ecco, qualcuno è bravo, ti ha dato qualche consiglio su come cucinare? Sì, ci sono state soprattutto le attrici, sia Katia Beni che Daniela Morozzi, che ringrazio ulteriormente, si sono prestate spiritosissime, molto, molto free. Ecco, loro hanno avuto, questa cosa la faccio anch'io, però ci metto questo, ci metto quest'altro. Sai, lì poi io mi faccio da una parte che cucinano i ristoratori, grazie al cielo, io magno, alla grande magno. Quindi. Ecco, sta sfumando. Quando ha sfumato, noi buttiamo un pochino di marsala, che è poi quello che dà la cremosità, no? Marsala meglio. Il marsala è un po' come l'aceto balsamico di Modena. Ecco, l'aceto balsamico di Modena è preferibile prendere quello di Modena, ovviamente mi dice la parola, però insomma ci sono varie tipologie. Ora non è che uno, se non trova il marsala di Marsala, riesce comunque ad avere un ottimo piatto. La Sicilia è una terra meravigliosa per queste cose, i profumi, il sud in genere, i profumi, gli odori, i colori di certe cose, gli agrumi, che ti posso dire, le spezie, il rosmarino che vai a prendere lì ha sicuramente un'altra sensazione. Sì, io quando ci sono i prodotti proprio di quella terra, insomma. Possiamo rialzare un attimino la fiamma? Perché sì, ormai qua a tutto. A fondo cremoso lo abbiamo fatto, quindi io fra un pochino posso buttare il marsala, appena mi prende un pochino più il vivo. Mettiamo il marsala e poi lo facciamo ancora un pochino rendere più cremoso e poi lo possiamo impiattare allegramente. Hai capito? Piatto forte, oltre alle scaloppine,
Sui dolci come sei messo? Sui dolci non malaccio. Sei più da salato o più da dolce, te? Si dice più da bosco o da riviera, lo diciamo più da salato o più da dolce, non si sa che siamo. Ma da, per fare o per mangiare? Per tutte e due. Allora, cucinare più da dolce, sicuramente, per le crepe, per i tiramisù, per queste cose qua, assolutamente. Per mangiare invece preferisco, siccome ho questa guerra in corso da una vita con la bilancia, che non è una mia amica che è nata a ottobre, allora io preferisco il salato. Però comunque, ripeto, si dovrebbe poter mangiare di tutto in quantità moderata, e poi ragazzi è un bilancio, quello che entra deve uscire, se entra e non esce è una bega. Ah, sei bravo anche a fare le crepe con... Le crepe, io ho tutte le cose per ma le crepe. Ma proprio... Sì, anche la frittata faccio. Poi stavolta ti faccio un doppio carpiato. Tanto qui i soffitti sono meravigliosi. Male, la frittata arriva direttamente al buon Bonciani. Quello sì. Ti arriva, Roberto. Se arriva, sì. Ma se scende, poi ci arriva a noi, no, capito? Poi scende, certo. No, ma io così, tac. Hai capito? Ti metterò alla prova, non ti preoccupare. Ma stai scherzando. Intanto, mentre aspettiamo che prenda il via... Ah, beh, letto del pensiero. Un buon caffè. Quello sempre. Non manca mai. Quello sempre. Allora, guarda che bellezza. Chissà se le nostre cavie in studio poi mi daranno la promozione a questa cosa qui. Giustamente le cavie sono la nostra squadra che per il momento è ancora viva, e quindi vuol dire che dopo mesi e mesi di trasmissioni... Hai scelto bene i tuoi ospiti. Hai capito, cucinano bene. Oppure hanno uno stomaco di ferro, non lo so, prenderanno qualche medicina preventiva, chissà. No, ma secondo me no, vedi, rifaccio un pochino di... Ma tutti sono un po' spaventati dalla cucina, invece poi quando arrivano qua riescono a fare dei bei piatti. Ma sì, poi dai, se non ti vai a infilare nella famosa anatra all'arancia piuttosto che chissà che, o les escargots a che ne so, mamma una ricetta mia famosa francese a che ne so. Tu la prendi amaro? Amaro, sì, come dicevamo prima, questa lotta. Anche perché il caffè, specialmente quello buono come questo, lo gusti meglio il sapore se lo prendi amaro, se non lo mistifichi da zuccheri e dolcificanti. Così almeno vedi. Il ricordo di qualche dottoressa che ci ha detto poca roba, pochi condimenti. Vero? Noi siamo ligi a questo. Ve lo offriamo virtualmente. Virtualmente, qui offriamo tutto. No, questa però virtualmente ce la... praticamente ce la mangiamo, virtualmente ve lo offriamo, insomma. E quindi, insomma... Il caffè corrobora sempre. Ecco, se mettiamo il marsala, noi siamo a un ottimo punto. Posso? Sì, prego. Faccio un pochino di... per sfumare. Ecco, va messo... Oh. Un pochino va... Ecco, messo in giro in modo, no, ovviamente non il solito punto. Ora lo lasciamo un altro minutino perché deve evaporare, deve rimanere poi l'essenza. Hai capito che figurone? Dopo voglio vedere l'impiattamento, poi lo fai semplice, dai. Sì, impiattamento sì, poi sai, ora se avessimo avuto più tempo, quando mi prenderai, sai come quello che vuole stare comodo al cinema e prende due poltrone per stare più comodo, quando gli darai due puntate, io in una cucina ti faccio il contorno, ti faccio le patate arrosto, qui ci starebbe quindi benissimo. Quindi facciamo a puntate anche là, no? Certo. Allora, sono puntata 1 gennaio, prima la parte principale del continued piatto. No, le patate che vanno fatte a tocchetti, rosolate, rosmarino, salvia, arrosto, non... poi sono gusti. Arrosto buono, sono però più leggere, più buone, insomma, le metti in forno, non metti l'olio, eccetera. Però dico a tocchetti, eccetera, o quelle fatte sotto la cenere. Vabbè, hai detto poco, vabbè. Ma che tosto a di? Ecco là, vedi? Ecco là. Vabbè, bellezza. E qui è quasi pronto. Quasi mi piace pronto. Che il nostro Gaetano parla con le sue scaloppine, no? Ecco sì, là. Si apre un certo rapporto. Perché, con la cucina ormai. Come diceva il grande maestro e mai dimenticato Alberto Sordo, un maccherone, me provochi e io te mangio. Però ci parlava col maccherone prima di dargli, no? Anche tanti chef ci parlano, dice con gli ingredienti, con le cose. Sembra una battuta, però fondamentalmente... No, ma insomma, se tu parli anche con le piante, poi le foglie sono più lucide. Il dialogo, verde, la comunicazione... No, io sono senza pollici, vedi, sono totalmente uguale, senza pollici. Uguale, fortunata mia mamma, saluto. Spollicato, però quelli che lo sanno fare sono bravissimi. Bravissimi. Ecco, vedi, tac. Oh. Tac. Ci siamo quasi, eh? Certo, qui è... Mi si scherza, Gaetano, guarda. Guarda, un altro pochino per la cremosità, vedi? Un altro guardalo, po' perché... Guarda, allora, ora, non so se si riesce a vedere la cremina che si forma... Si vede. Di cosa? Vuoi un quella cucchiaino? Che dà... No, no, perché sono 10.000 gradi Fahrenheit. Se si vede, sono contento. Ecco, qui siamo vicini alla... 10.000. All'impiattamento, alla possibilità di impiattare. Ecco. Senti, ma che piatto?
questo è un piatto classico. No, che impiattamento? Ah, beh, io ora questo è come se fosse su un vassoio da portata, ecco, non lo metto direttamente nei piatti, tu mi dai perfetto, perfetto. Vabbè, perfetto. Il sole, dai, ricordiamoci da un po' di Sicilia, un po' di giallo. Sì, io su questo qui. Un po' di mare. Se tu mi dici come spengere, io te lo impiatto direttamente. Sì. Come si spenge questo qui? Ah, come si spegne? Ecco qua. Così lo facciamo, perché sennò se lo leviamo ora mentre è in essere potrebbe schizzare. Però qualche traccia di farina nel piatto te la lasciamo. Ma un attimo. Perché questa è una giacca strategica, fai così e sparisce tutto. Ah, non ce l'ha detto, capito? Scivola tutto, scivola, qua. È rasata. Tipo... L'ha pensata. Rasata, eccolo qui. Vedi? Guarda che bellezza. Adesso si prende con grande attenzione, perché uno deve sempre, insomma... Ecco, vedi? Meglio essere sovrapponi, senza lasciare spazio. Ma questa è solo una questione di ottica. Lascio anche lo spazio, così nella puntata che mi farai fare futura, le potrò produrre, lo spazio ai lati, ecco, vedi, per le patate arrosto. Stai avvantaggiando. Sì, queste le lasceremo così, no? Poi le daremo giusto una scaldata, non so tra quanto l'emulsione, tempo. L'emulsione la posso mettere qui, insomma, non voglio, ecco, l'emulsione. E che poi, specie per i bambini, ma insomma bambini, anche i grandicelli, vedete com'è? Il sughetto, guarda, va lì. La soddisfazione è inzuppare, vedete, non so se si vede, mi sono messo bene, sì. È inzuppare, fammi vedere, ecco così, è inzuppare il pane dentro, che mi piange il cuore lasciarlo qua, però lo metto qui, via, lo metterò qui. Via, mettiamolo qua, dai. Quindi questo è fondamentalmente, sono le scaloppine alla marsala, per voi. Del gennaio, le scaloppine alla marsala di gennaio. Del nostro Gaetano, e mi raccomando, siategli sempre amici, insomma, certo. Perché lui... Poi offro io, tranquillo. Mi porta a cena e offre lui, manca a pranzo, a cena, ma dopo come cena, volete. Insomma, quello volete, insomma. Assolutamente. Magari a gennaio, poi se lo vedete... Fategli qualche regalo, insomma, qualcosa, insomma, semplice. Grazie mille, Gaetano. No, grazie a te, grazie l'ospitalità. Grazie mille per averci seguito, insomma, in tante puntate, per aver fatto tanti piatti e per aver lasciato anche, insomma, lo spazio per un contorno, chissà. Patate arrosto a tocchi. Rimarrà così, il piatto, ricordatevelo, giallo, celeste, è così, ci manca solo il contorno. Bravo. Grazie mille. Grazie a te. E mi raccomando, viva la cucina, viva Pillole di Sapori. Alla prossima. Ciao.